Bentrovati a tutti voi dal TG Cronache. Dunque, partiamo subito dagli aggiornamenti sull'elicottero del 118 che è precipitato poco dopo le 12, dopo aver soccorso uno sciatore che era rimasto ferito a Campo Felice. Gli aggiornamenti sono questi: i vigili del fuoco e gli uomini del soccorso alpino sono arrivati ora, da pochi minuti, sul posto. I soccorritori sono a 500 metri di distanza dal velivolo, che si trova più in basso rispetto alla loro posizione, in un canalone, e stanno cercando di raggiungere l'elicottero che, secondo le testimonianze, è distrutto. A bordo c'erano 5 o 6 persone, appunto, che stavano soccorrendo questo sciatore, che stava appunto sciando in questa nota località sciistica di Campo Felice, che si trova in Abruzzo. L'incidente è avvenuto in una zona fortemente innevata e montuosa, circa 1600 metri di quota. Dunque, questi sono gli ultimi aggiornamenti, ma restiamo in Abruzzo perché parliamo della tragedia dell'hotel Rigopiano, e lo facciamo collegandoci subito con il nostro inviato Simone Costa, che si trova a Pescara. Simone, gli aggiornamenti. Sì, buon pomeriggio Caterina, l'ultimo aggiornamento è arrivato pochi minuti fa e purtroppo non è, come abbiamo imparato in quest'ora, una buona notizia, perché è salito a 15 il numero delle vittime. Pochi minuti fa hanno estratto il cadavere di un uomo che è appunto la 15ª vittima. Si continua però a scavare, sono 14 adesso i dispersi, si continua quindi a scavare tra le macerie dell'hotel Rigopiano, si cercano quindi questi 14 dispersi, sono 9, lo ricordiamo, i superstiti salvati nelle ore seguenti al dramma dell'hotel Rigopiano. Due dei superstiti sono in questo momento alle nostre spalle, quella che vedete è la caserma dei carabinieri di Pescara, sono Giorgio Galassi e Vincenzo Forti, sono ascoltati in queste ore probabilmente per capire qual è stata la velocità anche dei soccorsi, cosa è successo nelle ore immediatamente precedenti a quella che ieri il procuratore di Pescara ha definito una catastrofe. Certamente possono aiutare, è uscito pochi minuti fa l'avvocato che ci ha detto che stanno ovviamente rispondendo a tutte le domande, ci ha anche ragguagliato sul loro stato di salute, fisicamente stanno bene, psicologicamente ci ha detto il loro avvocato, sono molto provati, è comprensibile. Non lontano da qui, a Farindola, oggi ci sono stati i funerali delle prime vittime. Alessandro Giancaterino, 42 anni, che era il maître dell'hotel Rigopiano, funerali che si sono svolti nella chiesa di San Nicola, chiesa aggremita, c'era anche il sindaco tra le altre autorità del comune di Pescara. Alle 15 invece, appena, ci sarà un altro funerale di un altro impiegato dell'hotel Rigopiano, sarà a Pennede il funerale di Gabriele D'Angelo. Se non ci sono domande, Caterina, ti restituisco la linea. No, grazie a Simone Costa. Intanto continuo a darvi gli aggiornamenti sull'elicottero del 118 caduto a Campo Felice. Si è alzato adesso in volo un altro elicottero del 118 proprio da Pescara per raggiungere quell'area. E ora ci sono anche le altre notizie del nostro TG Cronache. Parliamo di una importante operazione antidroga che è stata coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, che ha portato al sequestro in Colombia di 8 tonnellate di cocaina. Una gigantesca spedizione del narcotraffico colombiano del valore di 1.600.000.000 di euro. Basta questo dato per avere subito un'idea dell'importanza dell'operazione della direzione distrettuale antimafia. Una volta confezionata e venduta su piazza, la droga avrebbe fruttato questa cifra astronomica. Sequestrate in Colombia 8 tonnellate di cocaina, un traffico destinato ad essere gestito dall'Andrangheta. Tre i porti italiani dove sarebbe dovuta arrivare la cocaina sudamericana. Uno di questi è Gioia Tauro, dove storicamente arriva la droga dalla Colombia, ma anche Napoli e Genova, droga pronta per essere venduta in gran parte delle regioni italiane. Anche le altre organizzazioni criminali, Camorra e Cosa Nostra, acquistavano la cocaina dai clan calabresi, a conferma del monopolio esercitato dall'Andrangheta sul narcotraffico. I cartelli calabresi sono molto credibili in Sud America per la struttura stessa dell'Andrangheta, la sciuttezza, la durezza
di questi broker che vivono stabilmente lì, il cui compito è quello di comprare cocaina al prezzo più basso. I trafficanti calabresi, secondo gli inquirenti, ricevevano i finanziamenti da personaggi insospettabili che non disdegnavano di stringere affari con la 'ndrangheta, investendo nell'acquisto all'ingrosso della cocaina. Il denaro destinato ai cartelli internazionali veniva consegnato dai calabresi direttamente a cittadini colombiani e libanesi da anni residenti in Italia. A loro veniva affidato il compito di trasferire i soldi all'estero. Tutte le persone coinvolte, 50 fermi in Italia, rivestivano un ruolo preciso, dal finanziatore al mediatore, fino a chi doveva ospitare gli emissari dei narcos colombiani che arrivavano in Italia. Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati mitra Kalashnikov e pistole, sequestrati beni per un valore di 8 milioni di euro. Ci sono ancora aggiornamenti sull'elicottero del 118 caduto in Abruzzo, ci sarebbero dei morti in seguito appunto all'incidente aereo, la conferma arriva dai carabinieri e dal soccorso alpino che hanno raggiunto il luogo del disastro. E adesso andiamo in provincia di Brescia, a Ghedi, dove c'è stata una rapina all'interno di una casa, c'è stata una reazione dei proprietari e il figlio del proprietario è rimasto gravemente ferito. Operato d'urgenza questa notte, rimane in prognosi riservata Francesco Scalvini, 35 anni, colpito alla testa con un bastone, forse un attrezzo di ferro, durante la colluttazione con i ladri entrati prima nell'abitazione del padre e poi nel magazzino sotto casa. È successo ieri sera intorno alle 20 a Ghedi, in provincia di Brescia. Scalvini abita in via Petrarca, vicino al padre Giovanni, è lui a chiamarlo quando rientra dal lavoro e sente dei rumori sospetti provenire dal deposito della loro azienda di riparazioni elettrica e impiantistica, una delle tante realtà imprenditoriali a gestione familiare del bresciano. Lavorano insieme padre, figlio e anche lo zio, che abita due piani sopra il fratello. Scendono tutti insieme nel magazzino dove tengono le loro attrezzature, attirate da quel baccano, e raccontano di essersi trovati davanti a tre individui, tre rapinatori con un accento est europeo. Affrontano i ladri mentre stanno rovistando tra i materiali, inizia la lotta per bloccarli, volano pugni e gli attrezzi da lavoro si trasformano in armi. Francesco Scalvini viene colpito con violenza alla testa, anche suo padre è ferito, ma si salva dalla furia dei rapinatori, che riescono poi a scappare uscendo dall'accesso ai box. Le condizioni del 35enne sono apparse subito gravi, la corsa in ambulanza verso l'ospedale e poi l'intervento neurochirurgico. Subito è scattata la caccia alla banda, che si è dileguata a bordo di un'auto di colore chiaro. È una zona sorvegliatissima dagli occhi delle telecamere, ci dice un investigatore. Le ricerche dunque partono da qui, per rintracciare e identificare i ladri che sono riusciti ad entrare anche nell'abitazione. Hanno rovistato dappertutto, ma non è ancora possibile stabilire se e cosa abbiano portato via. E restiamo nella provincia di Brescia, perché c'è stato un omicidio ad Iseo. Secondo le prime ricostruzioni, l'omicidio è avvenuto proprio poco fa. Uno straniero avrebbe ucciso per futili motivi una volontaria all'interno di una struttura protetta. La vittima è una ragazza di 25 anni ed è avvenuto alla cascina Clarabella di Iseo. E ad ucciderla a coltellate un immigrato marocchino regolare in Italia, affetto però da problemi psichiatrici ed era in cura in questa struttura. Restiamo in Lombardia, perché la Corte d'Appello di Brescia ha respinto l'istanza di revisione del processo sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nell'agosto del 2007. I legali di Alberto Stasi, che è stato condannato definitivamente a 16 anni di carcere, avevano condotto delle indagini indipendenti individuando una nuova pista investigativa, ma i giudici bresciani hanno deciso che non ci sia luogo a procedere per la riapertura di un nuovo processo. E ora andiamo a Napoli, perché un insospettabile noto gioielliere della Napoli Chic aiutava un boss della Camorra quando quest'ultimo si rifugiava a Napoli, appunto. Per il quartiere Chiaia di Napoli, dove aveva messo su un prestigioso negozio di orologi, oro e preziosi, era un rispettabile gioielliere, ma nel mondo dei clan Luigi Scognamiglio era Gigino Elite, uno degli amici puliti di Tonino, e Tonino era il boss Antonio Lorusso. Originario della zona di Miano, periferia orientale della città, Scognamiglio aveva concentrato la sua attività in questa gioielleria in via Calabritto, la strada delle firme. Secondo Giuseppe Linares, capo della DIA in via Chiaia, nel cuore di Napoli, il gioielliere
ospitava in una casa a lui intestata il boss durante la sua latitanza durata 4 anni. In particolare nel 2010 il boss era nella casa dell'amico incensurato. Incappucciato per non farsi riconoscere da nessuno, il commerciante è uscito in manette dalla sede della via di Napoli per essere trasferito al carcere di Poggioreale. L'insospettabile commerciante è finito in un'inchiesta di camorra. Avrebbe favorito la latitanza del boss, oggi pentito, Antonio Lorusso dell'omonimo clan, una delle organizzazioni criminali più spietate della città. Lorusso divenne noto per essere un capoultra del Napoli Calcio, più volte fotografato a bordo campo e all'epoca amico di alcuni calciatori del Napoli, in particolare si disse di Ezechiel Lavezzi, oggi in forza ad una squadra cinese. Nelle carte dell'inchiesta dei magistrati antimafia Filippo Beatrice, Woodcock e Parascandolo c'è una telefonata nella quale Lorusso, prima di fuggire in Francia, parla con un suo uomo e gli dice di avvisare Lavezzi di non chiamarlo più sul telefono dedicato alle loro conversazioni. Lorusso fu arrestato poi nel 2014 in Francia, in Costa Azzurra, in un'operazione dei carabinieri e della polizia francese. Il giudice per le indagini preliminari ha accolto le richieste dei PM che hanno accusato l'imprenditore di favoreggiamento aggravato, avendo messo a disposizione la sua casa di Chiaia e ospitandolo anche nella sua abitazione a Posillipo. Dalle indagini e in base alle dichiarazioni dello stesso pentito Lorusso, Scognamiglio si occupava di ogni sua esigenza personale, fornendogli anche il vitto e fungeva da mediatore per gli incontri che si svolgevano in quella stessa casa con gli affiliati. C'è stata un'altra operazione dei carabinieri contro l'assenteismo. Questa mattina i militari hanno dato esecuzione ad una ordinanza di sospensione dal servizio per 18 dipendenti del comune di Giuliano. Siamo sempre in provincia di Napoli. Questi ultimi sono accusati di truffa aggravata, di falsa attestazione o certificazione in concorso. In tutto sono 50 i dipendenti indagati. 44 tra questi sono stati ripresi dalle telecamere nascoste mentre strisciavano il badge anche per altri colleghi, oppure dopo aver passato il tesserino, invece di entrare al lavoro, andavano a fare la spesa o a giocare con i gratta e vinci. Questi comportamenti hanno prodotto un danno di 102.000 euro alle casse del comune. 6 dipendenti invece sono indagati per omessa denuncia. Una scuola materna e primaria totalmente abusiva, gestita da una coppia dello Sri Lanka, riservata soltanto a bambini cingalesi. In 20 la frequentavano e pagavano una retta mensile di 250.000 euro. Le scarpe ben ordinate all'ingresso, libri didattici e di esercizi sugli scaffali, sembra la classe di una qualsiasi scuola materna o forse una primaria. In realtà è una struttura completamente abusiva, gestita da una coppia di cingalesi e da una loro collaboratrice per i figli di cittadini dello Sri Lanka che sborsavano una retta di 250 euro al mese. L'uomo è stato sanzionato per aver istituito una scuola senza i permessi di azienda sanitaria e provveditorato. La moglie è stata denunciata perché insegnava senza averne i titoli. A rotazione, in questi 40 metri quadri studiavano 20 bambini. L'appartamento è nel cuore di Città Studi, quartiere universitario di Milano. All'ingresso delle forze dell'ordine l'uomo, un cingalese di 56 anni, ha cercato di nascondere i bambini in una stanza, poi si è giustificato con l'improbabile versione che fossero tutti loro nipoti. Ma l'arrivo proprio in quel momento di un papà che accompagnava il figlio lo ha smentito. Del resto la scena era abbastanza chiara, fotocopie per imparare l'inglese e il cingalese, libri di matematica, perfino una refezione organizzata nella cucina dell'appartamento dove peraltro la coppia viveva insieme alla collaboratrice. Tutto quasi alla luce del sole, la scuola era apparentemente ben tenuta ed è anche possibile che per alcuni genitori non fosse così chiaro che fosse completamente abusiva. Una realtà che ha sorpreso perché erano scomparse da almeno 10 anni con la creazione di scuole e corsi di lingua per i vari gruppi etnici che vivono in città. Per quanto riguarda i cittadini dello Sri Lanka c'è una scuola ufficiale, quindi la cosa ci ha sorpreso parecchio, anche perché i genitori pagavano una retta da 250 euro al mese, che per una materna non si paga. Alla materna a Milano una famiglia con redditi bassi pagherà un contributo per la mensa, ma di qualche decina di euro, non certo di quelle cifre. Le famiglie avevano conosciuto la coppia tramite l'agenzia di cui la donna era titolare, forniva aiuti per pratiche burocratiche a chi non conosce la lingua. Sono in corso accertamenti su queste famiglie, non risulta siano clandestine. Alcuni sono in Italia da più di 10 anni, i bambini hanno dai 3 ai 5 anni, uno ne ha 8 e il padre è stato denunciato per omesso obbligo scolastico.
Per oggi è tutto per quanto riguarda gli aggiornamenti sulla tragedia dell'hotel Rigopiano, ma anche sull'elicottero delle 118 che è caduto tra l'Aquila e la stazione sciistica di Campo Felice. Ci sono delle vittime, così hanno detto i vigili del fuoco e i soccorritori che sono intervenuti e che sono sul posto. Vi do naturalmente, vi rimando al nostro sito tgla7.it. Grazie per averci seguito e buona giornata.